È un protocollo importante, è la prima volta che la Regione Calabria va a sottoscrivere un protocollo di tale portata coinvolgendo tantissimi portatori di interessi, da tutte le università della Calabria, all'ANPAL, all'USR, all'ANCI, quindi è un protocollo rivoluzionario perché getta le basi sulle politiche attive del lavoro e infatti se consideriamo che nel prossimo quinquennio avremo un fabbisogno occupazionale pari al 40%. La transizione ecologica quanto digitale richiede nuove competenze, sempre più tecniche e specialistiche e allora attraverso questo protocollo noi andremo a potenziare la rete regionale dell'ITS, quella formazione terziaria professionalizzante post diploma che va a garantire proprio ai ragazzi quelle competenze tecniche e specialistiche di cui ha bisogno il mercato del lavoro e allora andremo a potenziare le aziende, a garantire loro appunto quelle competenze professionalizzanti, quelle competenze richieste da un'industria 4.0, facendo sì che le imprese diventino sempre più competitive su scala internazionale e garantendo parimenti ai ragazzi appunto quelle possibilità occupazionali nel nostro contesto regionale. Allora ben venga questo protocollo che per la prima volta va a coniugare una formazione anche accademica con in stretta sinergia con quello che è il sistema produttivo regionale. Ma il nostro ruolo è quello di dare un sostegno istituzionale alla Regione Calabria. Abbiamo una rete che è nata da pochi anni come sistema ITS e una risposta a quella degli ITS è molto efficace. Oltre l'80% dei giovani che finiscono questo percorso hanno lavoro dopo un anno, come media nazionale. Siamo nati poco più di 10 anni fa, siamo a 116 fondazioni in Italia e la Calabria sicuramente può giocare un ruolo molto importante. Gli ITS rispondono a due grandi problemi del nostro paese. Il primo è la grave carenza cronica di tecnici specializzati e il secondo è la disoccupazione giovanile. Abbiamo un mismatching molto importante. Gli ITS che nascono integrati tra sistema dell'educazione e imprese possono dare la risposta al nostro paese. Una risposta necessaria per la crescita, una risposta necessaria per affrontare il salto tecnologico, la transizione ecologica e digitale, ma una risposta necessaria soprattutto per i nostri giovani che devono riuscire a trovare la strada per cavalcare queste opportunità straordinarie che si aprono non solo con il salto tecnologico ma anche con le risorse del PNRR. Noi speriamo che possano crescere i corsi ITS più che le fondazioni perché dobbiamo rafforzare un sistema, avere dei campus tecnologici ITS, questa è la nostra sfida e siamo al fianco della Regione Calabria perché crediamo che possa giocare un ruolo importante se riuscirà a fare i passi in questa direzione. Beh, intanto oggi credo che si fa un salto di qualità sul tema dell'investimento sul capitale umano. È un tassello importante nella costruzione del sistema produttivo del futuro che deve reggere sfide che sono legate a una competizione molto forte. Noi stiamo portando avanti un disegno di politica industriale che inevitabilmente è fondato su investimenti nelle tecnologie, però evidentemente che la combinazione produttiva si fonda su capitale e lavoro e quindi abbiamo chiesto un investimento importante sul capitale umano. Qual è l'investimento che va fatto sul capitale umano di domani? Quello fatto su un capitale umano che sia padrone delle nuove tecnologie, che abbia connotati tecnici e scientifici. Sappiamo perfettamente che c'è in corso in Parlamento la riforma degli ITS. Oggi secondo me sul tema degli ITS, quindi sull'istruzione tecnica superiore, facciamo un salto di qualità e ci adeguiamo a quelli che sono le regioni più avanzate del nostro Paese. Perché viene fatta questa riforma degli ITS? Per adeguarla a quello che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha due capisaldi. La rivoluzione verde, quindi la transizione ambientale e soprattutto la transizione digitale. Quindi noi stiamo andando a investire sul capitale umano, sulle competenze del capitale umano, su quelle che saranno le aree strategiche delle strutture produttive del futuro.